Come nasce questo connubio Astorina e la famiglia Said? Da un'intuizione, forse da una follia di Carlo Uteri e di Mario Faiello, che hanno deciso di fondere, ma sarebbe un torto nel non parlare della grande fusione in questo crogiolo, perché loro in questo crogiolo hanno messo una serie di gemme, quale la più che gemma, in questo caso, visto che è crogiuolo, dei metalli preziosi, quali Aldo Toscano, Turi Giordano, Cati Saitta, Fabio Costanzo, sicuramente ne dimenticherò qualcuno e poi sai figliano con mia, Alfio Belfiore, Francesca Gate. Stiamo dimenticando sicuramente qualcuno, anzi io inviterei Turi Giordano a salire, che la memoria storica stanca, la memoria stanca e storica del... no, ti torno a dire, è stata una gran bella intuizione da parte di loro due, che hanno messo insieme, e diciamo è come se avessero preso una serie di calciatori e ne hanno fatto una gran bella squadra. Una gran bella squadra che lavora con un testo molto impegnativo come quello del Marchese di Ruvolito. Marchese di Ruvolito è un testo quanto mai impegnativo, hai detto benissimo, perché credo che sia uno, e qui io vorrei avere vicino Turi Giordano, ma lui si fa desiderare in questo caso, e eventualmente fa decenni da lontano, sto dicendo una fesseria o meno, è uno dei testi di Martoglio meno rappresentati, ed è uno degli ultimi testi ad aver scritto il nostro Martoglio, perché immediatamente dopo c'è stata la disgrazia della morte. È un testo rivoluzionario, perché già lui cominciava a fare politica, molto politica, dal momento in cui all'interno del testo c'è una mini rivoluzione per quanto riguarda i costumi, ad essere i patrizi, queste società nobiliari, che in un certo senso perdeva anche l'importanza nobiliare, è una nuova ricchezza, forse non tanto pulita, che veniva portata dalla borsa nera, veniva portata dall'affare e dal malaffare. Allora diciamo che la società entrava in un'evoluzione quanto mai particolare. Strano per quanto riguarda un Martoglio, che noi siamo abituati ad avere delle situazioni scoppiettanti, qui ci presenta una situazione molto bella, lo è anche scoppiettante, ma ancor più fa pensare e fa riflettere il Marchese di Ruvolito. Un attore protagonista e anche un comico, come lo sei tu, quanto ti è venuto difficile interpretare questo ruolo, diciamo, che sarà comico, fa le battute, ma fa pure pensare, fa riflettere? E questo lo dovremmo chiedere ai miei compagni di viaggio, perché l'incoscienza è tale che io non me ne accorgo. Poi sono là a dire, mi sta venendo dai Canada a recitare Cugino Strino, speriamo se va da sto pezzo, speriamo se va quest'altra cosa. Ma così come dicevamo prima, essendo una grande famiglia, noi venendo tutti qua, ad esempio, delle caratteristiche nel far capire che siamo veramente una grande famiglia, eravamo tutti quanti sul pullman. A dire che animissimo a fare un minimo di prova, eravamo lì a raccontarci le nostre cose, perché così come una famiglia abbiamo approfittato di questo momento per stare insieme, per parlare delle nostre cose, ognuno di noi. Bene,
Passiamo qui al nostro decano, non maestro distante la strada da lì. Saita. Non cominciare a dire che stangasti. Parlavamo di questa grande famiglia, il teatro non è solo la rappresentazione in scena, ma è anche questa famiglia che si crea. Questa famiglia che si crea. E qual è un aneddoto della creazione di questa famiglia che sicuramente dietro le quinte avrete vissuto? Ma sai, di aneddoti ce ne sarebbero tanti, bisogna vedere da quale sfaccettatura si dovrebbe andare a verificare. Comunque il discorso è questo qua, il discorso è che tanto tempo prima forse noi avremmo dovuto unirci invece di stare un po' ognuno per, quasi per i fatti propri, ma non perché eravamo cattivi in questo, ma perché ognuno cercava di seguire una quello che aveva dentro da esternare. Io da parte mia preferivo fare molti lavori di Pirandello, il Così se vi pare, il Berretto Sonagli, il Pentici Giacomino, la favola del figlio cambiato, il piacere dell'onestà, sono state tutte il gioco delle parti, e sono state tutte cose che io dovevo fare perché li sentivo dentro come attore di prosa. E poi anche i lavori siciliani che ho portato qua, e questo mi ha, come dire, mi ha un po' bloccato, nel senso di non andare, per esempio, da Gino, andare a vedere uno spettacolo. Ma perché Gino un spettacolo ne fa bene? Io quando lo vedo, sia in televisione sia di presenza, ora abbiamo fatto un connubio bellissimo nel Marchese di Ruvolito, tant'è che si dice che facciamo, ce li ricordiamo quei soggetti che sono usciti, e io giustamente dice: ma io con te sogno tranquillo. No, io sogno tranquillo con Ido, perché io mi accingo agli 80 e quindi no, fa un tanto. Cioè il cappello, gli metterai il cappello per Gino quando ci arriverà. Poi qui, quindi, come dire, diciamo che a questo punto Salvo Setta può dire: io ho tanta esperienza. Ho tanta esperienza. Il discorso è che io mi sento rinascere, però, perché vedi, c'è come nell'ultimo lavoro che stiamo facendo, il Musco, ancora abbiamo altre 2 settimane, Non ti pago, c'ho mio figlio che mi emula. Non ti paghi una minaccia per Gino? No, non ti paga. Io non lo devo pagare Gino, lo devo ripagare dal piacere che ho per lui. E stavo dicendo questo, mi sento rivivere. Per esempio, c'è stato un attimino, proprio mentre tu mi accennavi il discorso dietro le quinte, un aneddoto, eccetera. Io ero seduto dietro le quinte perché nel Non ti pago una parte di supporto. Non faccio il protagonista, lo fa Edoardo, no? Ecco, come Gino fa il protagonista in questo, Edoardo lo fa nel Non ti pago. Allora io dietro le quinte, l'altra sera, guardavo Edoardo e mi rivedevo io all'età sua e prima dell'età sua, perché io l'avevo fatto in Non ti pago a 25 anni, 24 anni. Lui adesso ce n'ha 44. Ancora. Quindi, però io mi rivedevo nella... Disse: guarda, c'è mio figlio Draga, io sto dando tanto, nel senso ho dato tanto, ma per non disperdere. Ed è bello, io qualsiasi cosa faccio, quando c'è Edoardo, per me è bellissimo, perché mi ci rivedo. Diciamo che sono... Mi ci rivedo. Si vedono le radici e si vedono anche i frutti che hanno prodotto queste radici. Mi rivedo io. Bene. E qui poi abbiamo uno che è colpevole, e volevo dire questo, lui è colpevole di quello che è successo a Edoardo, perché è stato lui che volontariamente, mentre si recitava al Teatro Piscator, se l'è portato al teatro Stabile, quando è stato, e gli ha fatto cominciare una carriera con grandi registi e con grandi attori. Ecco. Quindi grande responsabilità. No, grande intuizione del papà suo, e poi abbiamo visto subito chi era o chi sarebbe stato Edoardo poi crescendo. Ne abbiamo avuto la conferma per le scelte che ha fatto lavorative, per quello che rappresenta adesso Edoardo nei nostri territori. E si è visto bene, insomma, si è visto bene, perché adesso no, è un attore che
sempre curioso e vuole crescere, cresce ancora, e mica c'è ancora quell'età. Insomma, Edoardo è cresciuto moltissimo e quello che ha imparato lo mette a disposizione tutta la compagnia. Compagnia che, devo dire, Antonello ha costruito in maniera eccezionale, perché, come dicevamo, il Marchese di Ruvolito non si aspetta che sia un testo in cui si ride, c'è una tragicità davvero profonda, che però siamo riusciti a trasformare in una sorta di presengito per noi stessi. No? Io se mi faccio il barone di Mezzamondello, un mezzo rincoglionito che viene lì, che vive ancora di questa atmosfera, in questa atmosfera quasi di follia, non vuole mettere più i piedi a terra, perché la realtà è cambiata, in questa Catania è cambiata completamente, e diventa l'esasperazione di un personaggio e fa ridere per questo motivo, così come tutti i nostri personaggi sono incredibilmente montati all'autoironia. Poi alla fine il pubblico viene assorbito, viene ospitato in questo palcoscenico e ride assieme a noi delle nostre disgrazie, di ciò che si va raccontando, quasi non volendo celare ciò che il futuro riserva a quel periodo, ma volerlo esorcizzare ciascuno col proprio ruolo in questa commedia, così come poi nella vita reale. Un giovane fra dei mostri sacri del teatro catanese, non solo. Loro hanno detto tutto, non c'è granché da dire. Non c'è granché da dire, no? Qui ci abbiamo chi mi ha messo, cioè, chi mi ha messo al mondo è mia mamma. Però la parte piacevole. Ecco, lui ha contribuito. Chi mi ha. Insomma, in un modo abbastanza rilevante. Chi ha fatto sì che io scoprissi i piaceri del teatro, perché poi debuttare in una maniera traumatica come quella mia, cioè da professionista, insomma, è stata abbastanza dura. E poi c'è chi mi ha adottato, perché diceva poco fa Gino, appunto, che non, queste cose stranamente accadono, però l'importante è che accadano. L'importante è che accadano, e quando non accadono che dobbiamo preoccuparci, ma finché si compie questo benedetto miracolo, che è quello di creare compagnia e creare affinché, perché poi tutto questo noi non è che lo facciamo per un nostro tornaconto, no, personale, noi lo facciamo perché siamo malati di quest'arte, siamo affetti da questa malattia, da questo virus, chiamiamolo così, tanto per rimanere in tema, ma lo facciamo per loro. Quindi finché poi tutta questa baraonda che si è creata, tutto questo zatterone che cammina, che naviga,
fa piacere a loro e loro ci danno ragione, vuol dire che non abbiamo sbagliato nessuno. Grazie a chi crede in noi, è chiaro. Ma questo l'abbiamo già detto prima. Gino l'ha detto, ma è bene ribadirlo perché è importante. C'è un progetto che parte da lontano, che è il Teatro ABC. Il Teatro ABC che ha poi rilevato la sede storica del Teatro Musco, e lì bisognava un attimino guardarsi negli occhi, sedersi attorno ad un tavolo e dire: cosa vogliamo fare della nostra tradizione? E ne abbiamo fatto una gran bella cosa. Anche perché potrà sembrare una cosa strana, ma quel teatro era giusto che riprendesse a vivere con la caratteristica e la personalità, perché quello lì a Catania, il Teatro Musco a Catania, ha una personalità tale da veramente, da chi di noi sale su quel palco sente, respira quella grande responsabilità, perché se a Catania noi possiamo dire, affermare, confermare che è una città teatrale, il primo passo, quello serio, quello che in un certo senso poi ha dato le basi alla stabilità teatrale, non dico solamente al Teatro Stabile, ma alla stabilità teatrale delle varie compagnie, è proprio lì in via Umberto, da quella sala lì. Cioè, la gente dovrebbe pagare solo per entrare là dentro, perché quello è proprio il posto dove è nato tutto. Ma ritorniamo sempre alla domanda che ci siamo fatti altre volte. Sì. La scuola teatrale a Catania come mai non nasce o è demandata semplicemente, diciamo così, al volontariato di persone come voi che dedicano il loro tempo? E lui nella dimostrazione, no, perché se sono a scappare, no, queste cose sono molto rigide, non sono assolutamente no. Diciamo che la scuola catanese, come tutte le cose, perché se si parla di musica si parla di scuola dei cantautori romani, scuola dei cantautori genovesi e via discorrendo. Catania ha avuto la grande fortuna, veramente la grande fortuna, di avere un filone, una serie di figli d'arte catanesi che dall'inizio, da Giovanni Grasso in poi, non ha conosciuto interruzione, non c'è stato altro che una soluzione di continuità fino ad arrivare ai nostri giorni. È chiaro che poi la storia dirà qual è il punto più alto, il punto forse meno alto, non possiamo essere noi a dire se siamo in una fase di crescita o una parabola discendente, però grazie al cielo, rispetto a tante altre città, c'è sempre questa Catania dove il fermento teatrale, dove la voglia di fare teatro più o meno bene, in maniera professionistica, in maniera amatoriale, e soprattutto il pubblico ha voglia di andare a vedere qualcosa di teatrale. E grazie al cielo, diciamo, poi nascono degli esperimenti come quello che vediamo noi in questo momento, questa sera, perché non è solamente un incrocio, una situazione che si è venuta a creare. C'è stata una volontà, si sta creando e si spera che possa proseguire con altri progetti che non sono dettati dal volontariato o da qualche cosa, ma si è pronti a progettare qualcosa di serio e professionalmente valido, affinché si possa vedere domani, dopodomani, del futuro. Volevi dire qualcosa? No, c'è tutto Gino. Oppure c'è qualche cosa che... Diplomazia allo stato puro. Un'ultima domanda la riservo al papà Said. Ma il teatro di Catania è famoso e... La verità, se tu non fai acchiappare con qualche runo, ascoltami Gino, tanto sta facendo, tanto sta stuzzicando, che io proprio ora avessi a sderubare una cantoniera. Comunque falla la domanda, che io poi ci giro attorno. La domanda è su due fronti: teatro, è importante avere la compagnia di attori, ma certo, ci sono due altre figure importanti che sono il regista e i testi. Certo.
com'è lo stato, diciamo, di salute, allora, di questi due profili professionali? Ma guarda, è chiaro che il teatro per mantenersi ha bisogno del pubblico, giusto? Allora si cerca di dare al pubblico quei testi che sono più fruibili e dal punto di vista della risata e dal punto di vista del pensiero. E a questo si deve accostare, logicamente, un regista o dei registi che abbiano questa lungimiranza. Perché io ripeto, se avessi a campare di teatro, è chiaro che avessi a campare con dei testi che portano pubblico, no? Perché ci vogliono i soldi per fare teatro, per produrre, ma ci vuole il produttore, che non può essere un mecenate oggi come oggi. C'era una volta, oppure i mecenati oggi fanno altre cose, che poi parlano mecenate, ma non sono mecenate perché apriamo un capitolo allora, complicato da gestire. Stendiamo un velo pietoso su questo, è chiaro. E quindi quando si deve andare a cercare un regista, si deve cercare un regista che sia moderno, che sia contemporaneamente conoscitore profondo del teatro siciliano, se facciamo il teatro siciliano, ma nello stesso tempo veda oltre, perché ci si rinnova, e come pubblico, e come idee, e come linguaggio, e come ritmica del teatro stesso. Perché io l'altra volta mi sono trovato in televisione, e a casa, a vedere in televisione una commedia di 50 anni fa, recitata da grandissimi attori, pigliai a studiare il televisore. Beh, ma perché allora si poteva ascoltare, si doveva ascoltare in quel modo. Oggi, quando una commedia ha durato un'ora e 20 minuti, la gente comincia a friggere perché deve andare a fare un'altra cosa, non sappiamo cosa, poi c'è un'ora, dico in questo senso, dai. Quindi bisogna andare a ricercare quei testi che siano giusti da poter rielaborare, riadattare, lasciando integro quello che è il concetto principale, perché sarebbe anche un'offesa all'autore se uno, e andare a ricercare quei motivi. Non è una cosa ridere per forza, ma contemporaneamente alla risata ci vuole anche un tantino di riflessione. Ottimo. Noi siamo stati fortunati perché lo abbiamo girato attorno a questa situazione. Noi siamo stati fortunati perché il nostro regista Antonello Capodici è gran bel regista, e solitamente cioè la definizione di regista è questa: è colui il quale disturba le prove. Non è stato il suo caso, perché lui si diverte nel dare suggerimenti, nel scoprire sempre delle nuove letture, e possiamo dire veramente non ha mai disturbato una sola prova. E non ti dirò di più: quando c'è all'occorrenza è sempre anche le sostituzioni, il piano palcoscenico, sai, conosce le parti di tutti, è un difetto, e lui sarebbe per tutti i ruoli, anche lui sta ambendo al ruolo femminile è la barba che lo frega, è la barba che lo frega, li ha ricoperti tutti in prova, quello no ancora, e allora troveremo la maniera. Concludendo, questo connubio Astorina-Saitta-Saitta-Astorina cosa sta producendo oltre a questa pièce? Tanta soddisfazione, è uno, salvo così, il grande Salvo Saitta ha detto una cosa bellissima, carinissima: finalmente abbiamo sdoganato quello che è l'essere il solista a tutti i costi, perché solitamente in una compagnia, almeno Catania, se si vive per tale, c'è una compagnia che va bene, ci sono due bravi attori, la compagnia si spacca a metà, uno e man mano si vanno a c'è un proliferare, c'è un fiorire per questo motivo. Qui invece è una cosa al contrario, si prende e si mette insieme veramente ci divertiamo da un po', ed è una cosa che ci diverte, il ci diverte blu veramente. La continueranno a lavorare anche in autonomia, o questo qui è il gatto blu e la compagnia Saitta di fatto ormai la compagnia Saitta l'abbiamo di fatto accantonata per questo progetto, quindi ha fatto la sua storia, adesso della compagnia
Saitta rimangono i tre Saitta. Quindi i tre Saitta con Astorina, con tutto quello che deve entrare, che deve arrivare, che deve... E siamo tutti pronti a continuare a costruire questi spettacoli che, insomma, io lo dico perché non lo dico, ma non ho problemi a dirlo, comunque funzionano. Funzionano perché lo diciamo noi, funzionano perché lo dice il pubblico, perché lo dice il botteghino, senza ombra di dubbio. Lo dice la critica, anche magari che viene a fare. No, ti rispondo, guarda, senza problemi. Lunga vita a Saitta, lunga vita al Gatto Blu, ma lunga vita al pensiero che è fondersi, che è lavorare insieme, non toglie assolutamente la bellezza di essere solista, la bellezza di poter fare una solo meno, però veramente ti arricchisce, ti dà la possibilità e la cosa che mi auguro è che ancora di più ci siano queste contaminazioni perché ti arricchiscono. Non è un discorso se siamo riusciti ad amalgamare, no. Siamo riusciti a rendere e si è aperti, e questa è la cosa importante, e si è aperti all'ingresso di chi può venire a dare qualche cosa in più anche a questa famiglia, a questo connubio, a questa situazione. Bene, quindi lunga vita al teatro e lunga vita al teatro, la cosa più importante. Alla nuova compagnia Saitta Astorina. Ma lunga vita, lunga vita, Saitta Astorina, oggi sono qua, domani certo. Speriamo di essere al Madison, non lo sappiamo. Una cosa, noi ci manderemo a bene. Lunga vita a questo progetto di marca ABC Musco. Benissimo. È giusto che...